2019 è finito, buttiamo le ultime cose. Ciao a tutti e bentrovati sul canale. Finalmente, forse l'ultimo video del 2019 o il primo del 2020, non lo so. Comunque auguri a tutti per un 2020 strepitoso. Buttiamo via le cose vecchie, come è da rito di fine anno, e vediamo le ultime cose vecchie del 2019 quali sono state. Le tiro fuori random dalla mia borsa. Allora, questa ricarica da 2 litri della Mil sapone che ho trovato fantastico, un odore, questo all'iris, veramente fenomenale, lasciava le mani morbide e non disidratate. Costa niente, 2 euro una confezione grande così da 2 litri ed è veramente consigliabile per le ricariche dei dispenser lavamani, quindi consigliatissimo. Sì, finite le salviettine struccanti della L'Oreal, mi sono trovata abbastanza bene, sono un pochettino pelusciose, un po' troppo morbide, diciamo così. Io le addiziono sempre con acqua micellare, quella della Garnier in questo caso. Struccavano abbastanza di loro al naturale, non sono troppo imbibite, quindi hanno bisogno dell'aggiuntina, secondo me, necessariamente. Una volta che metti l'aggiuntina vanno bene tutte le salviette, queste le avevo trovate in offerta, quindi ottime. Saluto questo magnifico bagno schiuma della Garnier, sapone di Aleppo e olio di rosa, veramente un profumo fresco e di rosa, però non una rosa stucchevole, una rosa amabile, avvolgente, buono, lascia la pelle idratata, si sciacqua molto velocemente, ha un buon potere schiumogeno ma non esagerato, e lascia la pelle molto idratata e molto profumata, quindi ve lo consiglio, sì, ampiamente. Come vi consiglio sempre i bagnoschiuma dell'Angelica, questo era il latte di avena, molto buono anche questo. Un profumo fresco, dolce, molto buono, anche questo ha un buon potere schiumogeno, non tanto quanto quello della Garnier, fa schiuma ma non esagerata e si sciacqua facilmente, che è la cosa che io prediligo dei bagnoschiuma. Io li uso tutti come doccia schiuma, quindi che si sciacquino velocemente per me è essenziale, specialmente quando è Enzo a doversi fare la doccia. È molto buono, anche questo rispetta moltissimo la pelle e non la secca. Ho finito questo shampoo secco della palette Stanera, della palette Schwarzkopf. Allora, che dire, è uno shampoo secco buono, costa questo bel boccettone soltanto 4 euro, l'ho trovato da acqua e sapone, è buono. Però è buono se poi l'indomani lavate i capelli, non vi dà quel pulito ex novo del capello, ma vi fa durare un giorno in più il capello che è già un pochettino provato. Il capello, quando lo spruzzate, appare di nuovo pulito, ma poi l'indomani riappare sporco, mentre con altri shampoo tipo della Merci Andy il pulito è assoluto, potreste fare lo shampoo di nuovo dopo 4 giorni, mentre con questo no, serve per le situazioni di emergenza, ma siccome io lo adopero solo per le situazioni di emergenza e comunque l'indomani lavo comunque sempre i capelli, mi è andato più che bene e se lo ritrovo in offerta lo ricomprerò. Ho finito le salviettine Natura Verde multiuso delicate, mi sono piaciute, sì, perché come vi dicevo io le addiziono con acqua micellare della Garnier e viene via tutto il trucco che voglio togliere. Mi è piaciuto soprattutto il prezzo in relazione al numero di pezzi contenuti, perché 72 salviettine, poco più di un euro, quindi ottimo prodotto. Poi addiziono con acqua micellare e tutte le salviette diventano magiche. Poi ho finito, dopo tanto tempo ragazzi, un solvente senza acetone, quello della Sien, e riconfermo quello che vi dicevo negli anni passati, quando non utilizzavo il semipermanente utilizzavo gli smalti. È un ottimo solvente, rispetta le unghie, non le desertifica, non le disidrata in maniera profonda, è buono, rimuove lo smalto con facilità e costa niente. Poi ha la confezione questa
col push push, che è comodissima. Appoggiate il dischetto, pushate sopra e non ci sono versamenti di solvente da nessuna parte. In più è 200 ml e costa veramente pochissimo, lo trovate alla Lidl. Io uso quello rosa, ce ne sono di due tipi, il tipo rosa e il tipo azzurro. Io uso quello rosa che è senza acetone. Ho finito sempre della Lidl il mio deodorante CN Lot Pink 24 Hour, ottimo ottimo deodorante che tiene sotto controllo le situazioni anche quando la faccenda si fa complessa, quindi ambienti surriscaldati oppure cappotti troppo pesanti in ambienti caldi, lui tiene tutto sotto controllo, nessun odore, nessuna puzza, mai, e dura 12 ore, specialmente se contiamo il fatto che non abbia allumini cloridrati, che non abbia in sé alluminio cloridrato e nessun tipo di sale d'alluminio, quindi un ottimo ottimo prodotto davvero. Ho finito una confezione da 30, una 125 ml di ossigeno a 30 della Vital Care. L'ho comprato da acqua e sapone, lo ricomprerò all'occorrenza. Mi è dispiaciuto tantissimo sapere che da acqua e sapone non portano più i boccettoni da un litro, quindi io mi rivolgerò, penso, ad un negozio specializzato per comprare il boccettone da un litro, perché queste micro boccette, se fai la tintura abitualmente a casa, non hanno motivo di esistere perché costano troppo per il contenuto che hanno. Quindi se dovessi averne la necessità la ricomprerò perché funziona, ma dal punto di vista rapporto quantità prezzo non ne vale proprio la pena, quindi eviterò di comprarle. Ho finito un'ottima acqua micellare della Sephora con il 90% di ingredienti di origine naturale. Era tra le acque micellari con buon inci e una delle migliori, col miglior potere struccante. Unica pecca di quest'acqua di micellare è il prezzo, che a mio avviso è un pochettino alto, però se voi per amore della vostra pelle non badate al prezzo e siete disposti a spendere sui 14 euro per una confezione da 200 ml, ve la suggerisco perché è molto molto buona, non brucia gli occhi, elimina tutto il trucco anche il più ostinato, rispetta la pelle, non fa venire i brufoli, lascia la pelle idratata, potete anche non risciacquare, tant'è delicata, io la risciacquavo sempre, è capitato una volta che andando a letto mi sono struccata e ho dimenticato di risciacquarla e non è successo nulla, quindi posso testimoniarvi la sua bontà sotto ogni punto di vista. L'unica cosa che rivedrei è o la quantità, aumentando la quantità allo stesso prezzo, o diminuire leggermente il prezzo perché è un pochettino costosetta, comunque è ottima. Io questa l'ho ricevuta da Sephora Italia tramite la piattaforma Octoly. Ho finito un mio super scrub, vi lascio qui il boccettone, ma questo è uno scrub che avevo fatto io, vi metto il link dello scrub, sempre di grande grande efficacia, gli scrub homemade, piccolo prezzo, ottima resa, perché bisogna scrubarsi anche in inverno, ricordatevelo. Ho finito una confezione di rasoi Twin Blade della Lidl, il mio strumento di depilazione, sono le lamette, e quindi ecco i rasoi che appaiono anche in inverno, ecco qui, ottimi, questi sono dei bilama veramente fantastici che non hanno nulla da invidiare ai blasonatissimi, sono veramente ottimi. Ho finito una confezione di sapone per le mani Eufidra in confezione festiva, questa me l'ha regalata la mia farmacia, già che io sono azionista di maggioranza, visto quanto ci spendo in farmacia, loro ogni anno a fine anno fanno un cadeau per i clienti e questo era quello di quest'anno, è andato via subito e come sempre i saponi di Eufidra sono spettacolari, mantengono le mani idratate, non è che non secchino la pelle, li riidratano le mani, dopo aver lavato le mani con i saponi di Eufidra sentite la pelle più morbida di prima, quindi veramente ottimo. Credo che comunque il contenuto sia lo stesso del corrispettivo nella boccetta normale, basta cercare il fiore di ciliegio, sarà sempre lo stesso.
ho finito ben due, anzi, confezioni di dentifricio. Ne stiamo usando a valanghe perché Enzo, con la questione Invisalign, ogni volta che mette l'apparecchio, cosa fa? Pulisce l'apparecchio, si lava i denti, quindi il dentifricio a fiumi in questo periodo a casa mia. E comunque questo è sempre buono, ha un piccolissimo prezzo, lascia un alito fantastico, non è troppo aggressivo come sapore, fa il suo dovere, ottimo. Ho finito, mi sembrava un dentifricio ma invece no, è una tintura, una Vital Care numero 932, che è questo colore che mi vedete in testa, questo biondo beige, molto molto bello, molto molto durevole, e tra l'altro è un bel colore, proprio un attecchisce anche senza decolorazione con un ossigeno a 30, quindi chimicissima naturalmente, ma molto buona, e costa pochissimo, 2,50 euro tutto il tubetto. Per far durare ancora di più le tinture mi sono affidata a shampoo senza sali all'interno. Questo Keratin Oil Anti Breakage è molto molto buono, questo serve per non fare spezzare i capelli. Io in questo periodo sto usando i fratelli, ce li ho qua, questi con che danno l'effetto brasiliano, le lisciatura brasiliana, che sono ancora meglio di questo. Ma se il vostro problema non è quello di volere il capello liscio ma di non voler spezzare i capelli, questo ve lo consiglio perché fa veramente il suo dovere. Questi shampoo della OGX fanno quello che promettono in confezione, ce ne sono diversificate tipologie, cercate la vostra problematica e vedrete che loro vi aiuteranno a combatterla. Con questo molti meno capelli spezzati al passaggio della spazzola, perché rende proprio molto più facile il passaggio della spazzola, sia lo shampoo che il balsamo. 7,50 euro lotion. Ho finito la prima confezione, vedete qui una a livello dimostrativo, di testine per Oral B compatibili. Queste sono, queste le ho trovate su internet, su Amazon, della FDA, e sono veramente ottime. Non ho notato differenza tra quelle Oral B originali e queste. Vi metto il link qua sotto, foste interessati, perché convenivano veramente veramente tantissimo. Erano vendute in confezioni da 16 testine e costavano sulle 7 euro 16 testine, e questa era una delle 4 confezioni, perché arrivano in confezioni da 4 con diversificate testine di durezza, molto molto buone, consigliatissime. Così come sono triste di aver finito il mio Ultra Joss, il mio mascara, l'Ultra Joss di Sephora, ultra secco oramai, ma il mascara migliore, migliore che io abbia mai, mai provato. Mi è finito, non l'ho ancora ricomprato perché voglio finirne tanti che ho in uso, ma non appena lo finirò gli altri, andrò subito da Sephora a ricomprare lui. Non è di facilissima applicazione, ma una volta presa di con lo scovolino avrete delle ciglia da urlo, senza dover applicare ciglia finte, senza dover fare laminazione, senza dover fare extension alle ciglia, solamente con un prodotto facile facile da mettere una volta acquisita la dimistichezza. Poi ho finito due smalti, uno fantastico, questo della L'Oreal, il 408. Sì, una mini size della L'Oreal, molto bello, un rosso natale proprio molto bello. E questo invece non l'ho finito, ma dopo tanto che non usavo lo smalto è diventato una gommina, ed era il Rouge Noir della Kiko nella vecchia confezione, ve la ricordate questa confezione? Era il 226, ora io non so se la Kiko abbia traslato i numeri delle vecchie confezioni nelle nuove confezioni, però era un bellissimo Rouge Noir che però non sopporta il passaggio del tempo, perché io comunque ero un anno che non usavo gli smalti, molti li ho trovati intatti nella loro liquidità, questo invece si è gellificato, quindi devo buttarlo via. Ed ecco qua tutti i miei prodotti finiti di fine anno.
Pochi ma buoni. Bene, ditemi se avete qualche suggerimento con cui io possa cambiare qualcuna di queste cose. Ditemi se nel periodo in cui non ho usato smalti normali ne siano uscite di marche fantastiche con una durevolezza speciale. Fatemelo sapere, la cosa mi interessa tantissimo. E basta, buttiamo via la roba vecchia, lasciamoci alle spalle questo 2019 e spalanchiamo alle porte al 2020. Che sia un 2020 splendido per tutti e pieno di tante cose nuove, di tante novità. Spalanchiamo la vita alle novità che verranno nel 2020 e che troverete sempre qua sul mio canale. Vi mando un grande bacio, tutti i miei più cari auguri e ci vediamo sempre qua per un prossimo video. Ciao, auguri!